Manlio Paganella, assessore alla cultura del Comune Castiglione delle Stiviere, di nuovo negli studi di Temporadio. Bentornato, assessore. Buongiorno a lei e grazie dell'invito. A lei, ovviamente gli ascoltatori sono sempre invitati tutti a partecipare alla trasmissione. Ricordo che siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook e su YouTube, Temporadio Live 12 novembre, YouTube, il Gazzettino Nuovo Temporadio, la pagina Facebook. Per mandarci sms e messaggi WhatsApp, il numero è sempre il 348-3188-339. Per chiamarci 0376 631709. Allora, dunque, cominciamo subito col chiedere delle, insomma, se ci può raccontare le varie iniziative che avete avuto per il 4 novembre. Un po' di freddo l'ho preso, così. Sì. Anche se fa caldo, però comunque non è estate, insomma. Non è estate. Sto caldo e freddo, chiedo scusa per la voce nasale e mal di gola, ma ho preso una bella infreddatura. Come anche il vice sindaco onorevole Darra, che doveva essere oggi qua, è invece impegnato con il sindaco a Mantova in una riunione delicata. Lei mi diceva, facciamo il punto di che cosa? Partiamo dal 4 novembre? Sì, partiamo dal 4 novembre. Che ce l'ho ancora, perché è stato molto apprezzato, molto gradito, e anche io personalmente da cittadino l'ho apprezzato e gradito. Perché? Ma perché anche nell'infamedio, che è stato un po' il focus di tutte le celebrazioni, direi la commozione, il raccoglimento, la presenza è stata particolarmente significativa e si è avvertita. La messa celebrata da Monsignor Sardi Sartori, la sua omelia, le parole che ha detto il sindaco, qualche riflessione mia sulla guerra, eccetera eccetera, hanno incontrato consenso. E poi l'idea del concittadino Benedetto Scalari ed altri, l'allestimento di una piccola ma molto significativa mostra dedicata alla grande guerra in Famedio ha avuto un suo significato, così come stiamo diventando un po' una casa non di elezione ma molto ospitale per i bersaglieri. Lo dico perché la fanfara dei bersaglieri porta sempre note marziali, ma anche note di gioia. E aver suonato in Piazza Dallò, in Piazza San Luigi e poi al Famedio ha impreziosito tutto. È stata l'occasione questa anche per due incontri culturali al Museo di Croce Rossa. Uno dedicato all'esperienza straordinaria dell'ospedale da campo San Giorgio Nogaro, dentro le linee della prima grande guerra, le linee militari, e poi sulle donne, la prima guerra mondiale, il prima e il dopo. Queste due iniziative sono anche le prime due della nuova collaborazione fra Comune Castiglione e Museo Internazionale Croce Rossa, su cui puntiamo tantissimo, perché l'anno prossimo, il 2019, sarà l'anno di Croce Rossa. 60° anniversario dell'inaugurazione del museo, poi con il 59 siamo 1859, l'anniversario anche della guerra vittoriosa di Solferino e San Martino, quindi come è stato quest'anno per San Luigi Gonzaga, l'anno prossimo sarà per Croce Rossa. Del resto Castiglione è la città di San Luigi Gonzaga e di Croce Rossa. Assieme alle altre, senza nulla voler togliere. No, altre no, guardi, andavo a leggere alcune note del Barzizza, oltre a quelle di Rinan, molto chiare, insomma, un dolore, solo sofferenza, Solferino, il trasporto Castiglione che chiama subito gli ospedali di Cremona e di Brescia che rispondono, mandano convogli, quindi coinvolge tutta una piccola regione. Comunque, Castiglione è un po' il focus di quel concorso di solidarietà, se non altro perché qui Dunant ebbe l'ispirazione, l'idea, vedendo la gente di popolo, le donne soprattutto, soccorrere. In questo periodo c'è anche un'altra cosa che mi rende particolarmente soddisfatto e orgoglioso, insomma, come assessore all'istruzione. Dopodomani chiuderà il ciclo di 7 incontri, relazioni, chiamiamole come vogliamo, Castiglione delle Stiviere, gioiello incastonato fra territorio e storia, chiuderà con la visita guidata al Museo di Croce Rossa.
era rivolto al mondo dei docenti, al mondo della scuola, e finalizzato alla conoscenza della storia del territorio, perché venisse tradotta poi nelle lezioni ai ragazzi. Io debbo ringraziare di vero cuore e anche con orgoglio, come insegnante in pensione, e i dirigenti scolastici e i collegi docenti, perché adesso lo posso dire, avrei firmato per una presenza costante di 30-40 presenze, ma avere sempre fra i 90 e i 95 docenti presenti alle 7 lezioni lo considero un successo assolutamente insperato, una cosa da ripetere. Fra l'altro il corso viene riconosciuto anche come aggiornamento e quant'altro, ed è uno strumento questo di sinergia formidabile fra amministrazione, quindi la città, e le sue scuole. Le ripeto, 90-95 docenti, fra l'altro sempre quelli, perché hanno capitalizzato anche un certo numero di ore destinate all'aggiornamento. Parliamo di istruzione, ancora un paio di cose. Sì. La legge non prevede più il classico piano annuale al diritto allo studio, si procede per convenzioni fra l'amministrazione comunale e il singolo istituto comprensivo, cosa che stiamo facendo, che stiamo verificando. Abbiamo già avuto i confronti con i dirigenti di istituto, i quali hanno capito le nostre difficoltà, nostre, che sono del nostro paese. Quest'anno è previsto un trasferimento all'amministrazione di Castiglione di quasi 1 milione di euro in meno, per intenderci, e questi poi te li trovi quando devi erogare contributi o fare cose, o meglio, te li trovi, non te li trovi, e sono cose da considerare. Queste convenzioni che sono in discussione saranno visionate, approvate e poi portate in discussione in consiglio comunale, come è dovuto che sia, anche perché fanno parte integrante del DUP. Quindi nessun passaggio di controllo e prima ancora di confronto democratico sarà eluso, tutt'altro, anzi sono le occasioni per correggere eventuali errori e migliorare il tutto. Un ringraziamento lo faccio ai dirigenti, perché mi piace riconoscerlo. Quando ho chiesto loro di fare uno sforzo, di comprimere in qualche modo le loro proposte di piano, di almeno 4-5 mila euro cada uno per ogni comprensivo, con un torto collo, ricordo per tutti il preside Gandini, il dirigente scolastico Angelo Gandini, che mi dice: Mario, sono 11 anni che l'amministrazione anno dopo anno accorcia la coperta anziché. Lo ringrazio di cuore, noi stiamo promuovendo cose come queste per i docenti, anche per sostenere. Mi sono assunto un impegno, spero di assolverlo. Gli ho promesso dall'anno prossimo, guarda, non so come, ma un'inversione di tendenza in questo senso ci sarà, perché nell'istruzione occorre investire, con intelligenza, ma investire. Sì, questo è un tema su quale ogni tanto, da anni, si torna proprio... Fra l'altro la cosa sta tornando un po' ancora più d'attualità, perché Castiglione si riscopre ciò che è, una città di studi. Non dimentichiamo che qui ci sono 5.000 studenti giornalieri fra i vari ordini e quant'altro, e quindi lì l'investimento è dovuto, e poi parliamoci chiaro, l'investimento sulla persona e sulla formazione della persona è quello che maggiormente ti restituisce in cittadinanza e in civiltà. Chiudo solo con due titoli che sì, riguardano questo argomento. Il confronto prossimo immediato vede con l'amministrazione provinciale. Adesso è stato rinominato il nuovo consiglio, eccetera. Il presidente Morselli è confermato. Credo che la consigliera delegata di istruzione rimanga la professoressa Francesca di Asola. Il discorso abbiamo avviato, ma noi abbiamo due cose. L'APAM, quest'anno qualcosa abbiamo fatto, ma c'è in programma un nuovo piano interamente rinnovato per il biennio che ci aspetta, anche costoso e oneroso, con carattere sperimentale, ma dobbiamo fare. E l'altro,
chiudo qua perché verrò fra un mesetto a relazionare esattamente il confronto diretto con l'amministrazione provinciale per risolvere una volta per tutte la questione auditorium del Collegio Gonzaga, che io qua al microfono avevo dato per scontato, ma in realtà le consegne ufficiali dell'utilizzo della custodia e dell'uso dell'auditorium dalla provincia all'Istituto Superiore Francesco Gonzaga è nelle parole ma non è ancora negli atti. Siccome poi noi come amministrazione comunale dobbiamo relazionarci col dirigente scolastico per vedere come usare al meglio l'auditorium, ma se il dirigente scolastico non ha dall'amministrazione provinciale definitivamente quanto deve, non sappiamo come fare. Ecco perché l'impegno da parte mia del sindaco e del dirigente istituto è nell'arco, o meglio nell'arco, appena ce lo consento ed è possibile, chiediamo al presidente Morselli, a Francesca Zaltieri, l'incontro e non ci alziamo fino a quando non abbiamo risolto il problema, che è, ricordo, di Castiglione, ma di tutto un ampio territorio che riguarda le intere colline moreniche, ma anche la bassa bresciana. Certo. Allora, le leggo un messaggio del liceo: il nostro orgoglio lo difende sempre, dice Luca. Quello... Senz'altro. E questo è uno. Poi ancora, vediamo, assessore Paganella, le chiedo pure a lei, ecco, difenda, lei è diventato il difensore oggi, anche, lo chiedo anche lei, l'ospedale, perché le spinte centraliste non cessano, sì, vabbè, queste sono da decenni, tendono a chiudere, ecco, i piccoli, però ha perfettamente ragione, bisogna sempre stare allerta perché il centro, soprattutto come quando è in crisi, come quello mantovano, che è vuoto di autonomie, tende a immagazzinare carburante non restituendo alla provincia ma succhiando dalla provincia, quando la regione, quando può, si recupera autonomia e autorità, l'ente locale deve presidiare le sue aree di servizio. Sono d'accordo con il cittadino. Un messaggio dice: Paganella, basta cultura, vogliamo manifestazioni vere e serie. Ma che differenza c'è però? Non lo so se c'è differenza. Io di manifestazioni serie finora abbiamo fatte tante in quest'anno. Le annuncio una cosa, ai primi di giugno, l'8 o il 16, probabilmente l'8, avremo il primo davvero festival o concorso, non credo vedere il nome, della Regione Lombardia per le fanfare dei bersaglieri. Avremo 11 corpi bandistici che si esibiranno prima per la città ma poi terranno il loro concorso presso lo stadio Lusetti. È un avvenimento che mobilita migliaia di persone. Vedremo di fare qualche cosa anche di più, però la prego di credermi in questo. Quando io dico teatro sociale, stagione teatrale, le considero occasioni di popolo, non so se mi spiego. Non lasciate questo tipo di cultura a chi ritenete essere deputato. No, il teatro è per il popolo, la compagnia che chiamiamo giù è per tutti i castiglionesi e per tutti quelli che vogliono venire. È vero, è verissimo. Si racconta, cioè, da un diario di un ufficiale austriaco, che quando fecero una prima alla Scala c'era odore di cipolla, eccetera, perché c'era tutto il popolo che andava sì, a guardare. Esattamente, è bello questo. Allora, assessore, ha fatto una programmazione teatrale veramente professionale, bravo, ce n'era una che la definiva addirittura strepitosa anche, tra l'altro. A quando il cambio di un assessore nella giunta, dica la verità? Forse c'è una voce, se interpreto bene, perché non è detto, che dice che da quando l'onorevole Andrea Dara è diventato deputato possa essere che insomma... Questo non lo so, so che Andrea sta facendosi non in 4, in 8, in 16... per fare onore a tutti gli impegni che si è assunto. So che per la sicurezza e per i suoi comparti è stato finora buono. Se ci sono novità in giunta a tempo brevissimo non lo so, ma non credo neanche che riguardino
l'onorevole Dar, può essere anche Paganella, che una volta in tanto non si può che rimuovere, perché... non lanci voci, assessore, per favore. Allora, il teatro è bello, bravi, poi togliere i burattini è stato uno sbaglio, bravo professore per le scuole, le scrivono. Altro messaggio, parli della commissione cultura, poi ancora basta cultura, no, vogliamo più lavoro, è qua. La cultura non è solo nel centro ma anche nelle frazioni, come Gozzolina, dice Daniela. Chiede se c'è qualcosa per Natale, un altro ascoltatore ancora, lei da assessore alla cultura deve fare delle iniziative per tutti come la Notte Bianca, artisti di strada, feste per tutti. Poi, proloco sì, proloco no, la terra dei cachi, lo faccio io, lo fai tu, la terra dei cachi, una pizza... In... Ah, vabbè, si sta citando una canzone di Elio Saretese. Ma cogliendo un po' a memoria quanto da lei elencato, vedremo anche le notti bianche e quant'altro, come organizzare al meglio il tutto, cercando di fare cose che siano degne della città di Castiglione, perché insomma occorre mantenere un certo target. Per le scuole ho letto un altro appunto, una richiesta. Ah, per Natale, so che c'è un impegno robusto per le luminarie ancora più grandi, anche per l'illuminazione dei monumenti storici. So che per gli alberi di Natale sono stati contattati gli sponsor e quant'altro. Credo che si farà il tutto al meglio delle nostre possibilità. Per cui sicuramente. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo l'assessore del Comune di Castiglione delle Stiviere, Manlio Paganella, grazie. Io posso ringraziare tutti i castiglionesi attraverso il ringraziamento agli operatori della biblioteca di Castiglione delle Stiviere, che dimentico spesso, fanno un lavoro fantastico. Volo tra le righe, che è un concorso di lettura che coinvolge molte persone, vede la sinergia fra Castiglione, Gazzoldo e Lonato, è partita la settimana scorsa, così come l'incontro con gli autori, il laboratorio di scrittura. Dico alla biblioteca grazie per dire ai miei concittadini ancora maggior impegno, raffreddore permettendo, per quello che faccio, e grazie per la vostra comprensione e bontà. Le chiedono, appena arrivato questo, quando la sfilata storica vera, come una volta? Ci stiamo davvero pensando, stiamo davvero pensando per l'occasione del 21 giugno, alla festa di San Luigi. Non sarà facile ripetere quei 4 anni famosi, eccetera, eccetera. Io vorrei pensare ad una cosa che sia anche meno impegnativa di quella, ma che però rimanga nel tempo. Perché il nostro problema a Castiglione è soprattutto quello di fare spesso cose buone e cose belle, ma non ripetere nella continuità. Invece dobbiamo andare avanti su questo. Ma c'è attenzione in questa direzione. Benissimo. Grazie all'assessore Manlio Paganella. Grazie e buona giornata a tutti.